Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. He's lost a lot of blood. We have to get into Louisa's house. Shh! Quiet! Who's this? A friend! Stay back. Father, hear our voice. Together as one in reverence. Tom, you okay? Collapsing. Yeah. Reach for me! God damn it! Who the fuck are you? I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Let's see what you have here. Ethan Hunters. 3, 2, 1. Nothing like the fresh American ground beef! A hero searching for his daughter. Entriamo? Could Rose be here? Le tre figlie, Bella, Cassandra e Daniela. Ok. Un diario. Consegna di un uomo e tre donne, incontro con la signora Dimitrescu, il duca incontro d'affari. Cos'è questa, l'agenda di Lady Dimitrescu? Il duca incontro d'affari, quindi lei in contatto col duca? Di chi cazzo è sto diario? Soldi, 500, buono. Non succede nulla, non l'avrei mai detto. C'è altra roba. Ulaa! Ticcate! Volevi ingannarmi? Ok, allora ragazzi, innanzitutto si vede subito che questo Castel Dimitrescu è molto in stile Resident Evil 1. Molto, in tutto, gli intarsi, le decorazioni, le statue, i grandi quadri, molto, molto, molto. Magari nel libro che Ethan ha a casa è descritto anche questo Castello Dimitrescu. Ok. Vabbè, questo è l'atrio di Resident Evil 1, dai, assomiglia tantissimo. Restituisci le maschere agli angeli e la porta. Che è? Oh oh. Madonna! Comunque ragazzi, io non so come fate ad apprezzare Lady Dimitrescu rispetto a queste tre, I bring you fresh prey. Ecco. You are so kind to me, daughters. Affascinante il personaggio di Lady Dimitrescu, senza dubbio, madonna. Ma poi si abbassa perché non entra nelle stanze. Well, Ethan Winter. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Ma perché tutti credono che io sia speciale? Come fanno a saperlo? Cioè, Dio Madonna, rispondetemi! Non voi, ragazzi in chat. Grazie a Cricco 96 e a Stringle Boschi. Una vampira. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udema! Ganza, come si muove, come recita. È fantastico questo personaggio, ragazzi. Va bene, ora addirittura crocifisso. Oh, be careful what you wish for. Che bello che si abbassa per passare dalle porte come Mr. X. Madonna ragazzi, ma poi mamma, registicamente è incredibile sta roba.
Ma non mi posso muovere? Ah. Sì, vabbè, raga, ma c'è, cioè, ma questo tizio. Cioè, ma Ethan non si fa domande sul suo potere rigenerante. Cioè, no, sta continuando a prendere botte, tagli, cose. Madonna, Ethan, un po' troppo. No. La boccettina? Itanata? Itanata? Vediamo? Spaccamoli tutti alla ragazza. E calice rosso. Il calice di vino rosso sangue di Alcina Dimitrescu. Alcina si chiama, Alcina Dimitrescu, di valore. Va bene, si venderà appena posso. C'è altro? No, scappiamo. La vestaglia di Lady Dimitrescu. Fatta la frutta col sangue, buona, Macedonia. Madonna, e palle sti cazzo di grimaldelli. Spacca tutto, di qua. Ai. Occhio che è rosso qua, Dario, non perde la roba, eh. Mi fa incazzare. Devo trovare l'oggetto nascosto. Ah, raccogli. Anello con occhio rosso. Anello con occhio rosso. Ah, sì. Ok. Ok, occhio rosso. Ok, fluido chimico. Sono uscito? Che è qui? Cos'è quello? Apri, soldi? Frammento di cristallo, tesorino. Questo spetta al duca. Sbloccata la porticina. Iniziamo a conquistare questo castello, ragazzi. Iniziamo a inculare Lady Dimitrescu. Oh, atrio. Che è qui? Oh! Ale, ok, qui bisogna mettere quello che ci dice qua, no? Le maschere. Io andrei qua. Qua che c'è? Mio fratello! We meet again. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. Cioè, lui entra tranquillamente nel castello di Dimitrescu? Have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dimitrescu? The very same. Why don't you take a look? Io credo mi voglia sfruttare per i tesori, però. Vabbè. Make a purchase? Aspettazi, prima fammi controllare in giro e poi magari ti cao. Oh, ti cao. Labirinti di Norstein. Norstein, un artigiano del XIX secolo, fu bandito nella sua terra in quanto eretico. Vagò a lunga prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Norstein creò quindi quattro labirinti: il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro. La ruota idraulica potrebbe essere il mulino a vento, la torre di ferro, forse la fabbrica. La casa sulla collina e il castello, che è questo. Quindi queste potrebbero essere le quattro macro aree del gioco, in realtà, con i boss a capo che abbiamo visto prima. Concluse le sue opere, si tolse la vita sparandosi alla tempia. Un po' un Marcus del XIX secolo. Un po' un Trevor del XIX secolo. Ogni labirinto è un unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di quattro esseri umani che pare fossero le adorate moglie di Norstein. I labirinti sono le loro tombe. Eccolo qui il teschio. Welcome, Ethan. Sì, eccomi tesoro. Io direi di venderti la rovina. Vai, 3.500. Vendo tutto, 7.500. Vai. A te. Io potenzio la pistola, ci metto la capacità, come insegna Becci, così tiene più proiettili. Vabbè, mi conservo i soldi per potenziare il doppiettone, eh. Ci si vede dopo, tesoro. La voglia. Madonna, super Resident Evil 1 vibes, madonna, fiero. Madonna, che bello. Che è? Minchia. Ma bevono il sangue dalla tazzina. Che educate che sono. È chiusa dall'altro lato. Andiamo su. Figata. Wine room. Ah, si può aprire. Aspetta, allora esploro quest'area. Chiusa dall'altro lato, va bene.
Niente. Vasone, vasone, vasone. Polvere da sparo. Dentro, dentro. Ho dimenticato un vaso. Ragazzi, ma ci sono dei vasi che non... Questi qua... Ah no, invece avete ragione. Trovato. Vieni da babbo. Vieni da verde. Vai, 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 vai. Stanza del vino. Fluido chimico. Le tecniche di produzione del vino del castello Dimitrescu risalgono al XV secolo, molto prima dell'arrivo delle attuali residenti. Alcina Dimitrescu ha aggiunto questa tecnica, un aroma intenso. Vabbè, il sangue avrà aggiunto al vino. Il suo vino migliore è il sangue, esatto, il Sanguis Virginis, il sangue della Vergine, lo conserva in una speciale bottiglia decorata con intricati motivi floreali d'argento. Vabbè, va inserito palesemente qui. Una bottiglia speciale decorata con dei fiori. Vabbè, raga, non mi dite tutto, però. Cristo, Dio, gioco, non mi dire tutto. Vabbè, vediamo dopo. Quali stanze devo... Ah, all'occhione. Oh, vai, buttalo dentro. Beh, queste robe proprio... Che... Oh. No, merda. Ai. Comunque ci pigiano tanto su questa cosa che feriscono Ethan. Col cazzo. Col cazzo, col cazzo, col cazzo. Fa il culo tetto, ma... No, 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 no. Via, 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 via. Dove scappo? Oh, oh. Oh, cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Arco due, arco due. Ora dove sono? Dove cazzo? Nelle cantine? Adesso? Che è quello? 9 giugno 1958. Oggi è stato il primo giorno di lavori al castello. Sono rimasta di stucco quando ho scoperto che le dipendenti sono tutte donne. La signora del castello e le sue figlie hanno promesso solennemente di non mordere. È stato molto strano. 58? Ma da quanto ci sono? Da prima della fondazione dell'Umbrella ci sono... queste signorine e Lady Dimitrescu. Sono trascorse 2 settimane da quando ho iniziato a lavorare al castello e mi sento un po' spaventata. E beh, Adela, un'altra domestica, ha fatto un errore. La signorina Daniela l'ha assalita tagliandole il viso con un coltello. Di notte sento l'eco di lamenti come se i corridoi fossero infestati da fantasmi. Voglio tornare a casa. Non so cosa fare. A cena le signorine si lamentavano del caldo soffocante, quindi ho aperto la finestra, solo uno spiraglio. Chiudila, chiudila subito, hanno urlato in coro. Cosa temono? La luce? Ho il terrore che mi rinchiudano per sempre in cantina. Non so cosa fare, non so cosa fare. Perché cosa c'è in cantina? Oh, che palle. Io non ho più nessuna ferita comunque alla mano destra, ragazzi. Lady Dimitrescu. Zitti, zitti, zitti. A me sta roba che si abbassa per passare dalle porte mi fa impazzire. Non so perché, ma dà tantissimo spessore al personaggio. Comunque quella è la bottiglia, forse. Ehi. Madonna, ma l'hanno nascosti ovunque. Io. Azzurro. Azzurro, visto. Oh, c'è uno imbottigliato. Guarda. C'è gente imbottigliata. Però sembra una mano femminile. Speriamo sia la domestica. Vabbè. Cosa sta. Posso affondare? Che bella questa stanza. C'è stata una guerra enorme, ma tra chi? Bellissimo. Credi nella luce. Vabbè, bisognerà... Vabbè, ma che cazzata di puzzle sono? Forse è meglio consumare proiettili, dai, non facciamo i tirchi. Esatto. Mamma mia, difficile, eh? Però è fighissimo, è semplice ma è proprio tutto mega scenico. Oh oh. Ma qui credo torturassero qualcuno, così a naso, eh. Permesso? Ah, qui ci sono le celle, tutto rosso, quindi vediamo un po' se trovo... Irina, Mihaela, Lois, Ingrid. Scartate. Tandara Greta. Perché scartate? Per fare cosa? Qui vedo delle siringhe. Gli hanno somministrato dei virus?
Vedo tutte le ampolline degli esperimenti. Hanno fatto degli esperimenti su chi? Sulle tre figlie? Però è intrippante la lore, ragazzi, di questo. Ho capito. Vabbè. Irina, appetito robusto. Michaela, appetito robusto. Lois, appetito robusto. Ingrid, instabile, a tratti eccessivamente vigile. I nomi sono quelli dell'altro documento, chiaramente, quindi sì, stanno effettivamente sperimentando qualcosa, hanno sperimentato qualcosa in passato. Non so cosa, probabilmente il virus, un virus, un... Porco due! Un virus, cioè, quello che le rende dei contenitori per insetti, probabilmente. Non so se legheranno la mamma di Resident Evil 7 a... Che cazzo è? Chi è? Porco due! Cazzo? Quanti sono? Porco due, sono in trappola. No! Cazzo ha queste, ma... Una ascia enorme! Soldi? Cosa hanno dropp... Cos'è sta a fare? Teschio cristallizzato? Resti cristallizzati di una creatura dai denti aguzzi di valore. Ma e quindi loro hanno il teschio cristallizzato da cosa? Da un virus? Ma è tipo il cristallo che... in cui era avvolta la bimba di Resident Evil 7? Perché comunque lei a un certo punto a contatto con l'acqua si cristallizzava. Non sto capendo da dove arrivano questi suoni. Eccola. Ah, se Ganzo che se... gli becchi la mano e gli levi l'arma. Soldi. Ma da dove arrivano? Io non capisco. Forse dai buchi in giro. Speriamo di evadere da questo posto perché... Porco... No, guarda, guarda, eccole! Scappare, 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 scappare. Collana di Ingrid. Ma allora queste qui sono... questi nemici sono i test falliti dei documenti di prima. Ma che figata! Che figata! Oi! Che figata! Bravi Capcom, bravi, avete capito tutto! Ho un altro teschio. Posso andare? Ma Dio Cristo! Cristo, ma... di nuovo? Porco due! No! Which tools do you prefer? Levati dalle palle. Leva, leva le braccia, Ethan, porca troia. A healthy man's blood. I can't wait. Where are you going, little one? Bullets cannot harm. Ma cosa temono? La luce? Ah no, il freddo! Il freddo, il freddo! Esatto, ora si usa questa! Ricarica, merda! Infame di Ethan! Not like this. Mario! This can't be!
How dare you bare your teeth at us! Porco due! Godo. Godo, schianta. Super facile comunque. Oh. Oh, il vino di sangue. Ne hanno mandato un'altra in cantina, aveva solo rovesciato un po' di zuppa. Ah, la cantina, quindi ci mandano quelle che vogliono levarsi dal cazzo. Tutti sanno cosa succede a chi viene mandato in cantina. Non si fa più ritorno, succhiano via tutto il tuo sangue e la tua anima è condannata a vagare per sempre lungo i corridoi del castello. Sono andata a cercare e l'ho trovata. La pelle ossa masticava le carcasse dei ratti. Temo che presto arriverà il mio turno. Minchia. Che bell'ambientino. Cos'è? Freno di bocca. Ah, posso modificare le armi. Grazie. Borda. Vabbè. Ah, il grimaldello finalmente. Un grimaldello, grazie. Angelo di legno. Vabbè. Dove sono? Sala da pranzo. Ma vedi, io le vedo subito comunque queste cose. Non capisco perché giù nel seminterrato, lì nella antina, non trovo le robe. Sblocca. Oh, di nuovo nell'atrio. Beh, io un girino da duca lo farei, eh. Welcome, welcome. You're sure to find something new. If it's just looking, window shop away. Tesoro, intanto tieni i vesti. Tieni il cranietto. Pensavo di più il cranio, 900. Boia, lei si vende a caro prezzo. Tieni. Bellissima, tra l'altro. L'angelo di legno 3000, non male. Collana di Ingrid 2000, buono. Boh, 17.008, buono. Sì. Potenziare, tocca. Allora, ti dico potenza, sì. E ti dico anche capacità. Buono. Poi ti prendo questa robina qui che mi interessa in realtà. Questo, sì. Vai, vai, butta dentro tutto. Io prendo progetti delle cartuccione. E per questo passo dopo. Grazie e arrivederci, Duca. Ahoia. Che si fa? Ah, il vino, giusto. Il vino di qua. Chiave del cortile. Vabbè. Vediamo un po', ragazzi, Che è? Vaffanculo. Dov'è? Merda. Orco due. Devo andare di là, credo. Cos'è, il naso? Orco due se vola. Cazzo. Ma come fa? Ah, merda, è chiuso. Mi sa che sto rischiando, eh. Arancione, no, allora va bene. Ok, qui non possono venire per forza perché temono il freddo. Borda, oh, ma avete rotto i coglioni. Aia. Ragazzi, c'è Lady Dimitrescu, mi sa incazzata come le belve, eh. Saliamo. What have you done to my daughter? Son cazzi, ragazzi. La mappa. Che è questo lì? La piscina?
Enigma. Le donne conversano deliziate. Dal signore a cavallo sono corteggiate. Da lui disperati vogliono farsi notare, così che il vino possa sgorgare. Ok, allora. Allora, conversano deliziate, quindi così. Loro sono disperati e vogliono lui. Ah, ok, perfetto. Va bene. Sì, gli enigmi sono veramente semplici, ragazzi, proprio basilari. Andiamo, va. Ok. Ma è un mare di sangue? Sì. Tipo. Madonna santa. Eccoci. Scomparso. Borda, sono tornate gli esperimenti falliti. I ditto. Orco 2. Dove, Cristo Dio? Dove sono? Dove? Cosa cazzo urlano? Non voglio farmi circondare, eh. Ok. Che palle. Ma guarda che bella l'acqua, guarda che riflessi bellissimi che engine che hanno. Oh, porco due. Ma guarda, ma da dove sei spuntata? Porco Giuda, che paura. Cristo di un dio. Ecco due. Bravo Dario. Poche. Boh. Soldi e due cristalli. Ok. Ci sta. Sono ripreso anche un po' di colpi, dai, non male. Ma vaffanculo che... Si sale? Credo. Ok. Ora dove sono? Che bello. Eccolo il mulino, guardalo! Telefonino? Oi. Come fa a non vederlo, però insomma. Mother Miranda, I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. Ecco cos'è sto... I won't let you down. Beh, c'era l'altare della cerimonia, non so. Beh, sarà. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Mamma mia, com'è incazzata. Cerimonia riguarderà la sua figliola, per forza. Scarpone di.
Appunto. Rose, where are you? Boh. Madre Miranda ci ha convocati per decidere il destino del padre della bambina. Pensare che a questa famiglia mi fa rabbrividire. Mi disgusta il pensiero di essere considerata come una sorella di quei miscredenti. Soprattutto Heisenberg, quello zotico non ha un briscio di buone maniere, andrebbe preso a schiaffi. Se madre Miranda non me lo impedisse, lo avrei già ridotto a brandelli. Perché? Perché mi tratta come tutti gli altri. Lei mi ha dato questo castello, delle figlie obbedienti, la vita eterna. Non sono la sua preferita, non sono speciale, ho bisogno di bere. Ah, posso spostare il puff? Vabbè. Borda. Ah, ok. Ah, la chiave che apre tutto qui dentro. Qua? Ma vaffanculo.